della Monaca, la periferia di Roma, perché i radar del governo sulla scuola non si spengono dopo il primo giorno, ma continuano e continueranno per tutto l'anno scolastico, continueranno adesso con gli investimenti che abbiamo programmato con il Recovery Fund. Questo governo non ha mai nascosto le criticità. Sono venuto qui in questa scuola dove c'è un'alta percentuale di studenti extracomunitari, un'altissima percentuale rispetto alla media di studenti con gravissime disabilità. Però devo dire che anche qui l'anno scolastico è ripartito in modo ordinato. Tutti quanti hanno lavorato tantissimo, personale docente, personale ATA, dirigenti e gli studenti. Gli studenti rispettano le regole con grande disciplina. Come sempre accade, come spesso accade, i nostri piccoli sono molto responsabili e delle volte ci insegnano anche qualcosa, stanno rispettando tutti con entusiasmo. Ho visitato anche un po' di classi, ho disturbato un poco l'attività scolastica, però sono tutti entusiasti di essere ritornati a scuola e quindi hanno tutti promesso che si impegneranno tanto. Ecco, continueremo a lavorare e buona parte, dicevo, delle risorse del Recovery Fund saranno destinate a potenziare i nostri percorsi formativi. Dobbiamo investire, abbiamo già progetti nello stato embrionale, adesso li stiamo perfezionando, per migliorare infrastrutture edilizie digitali della scuola. Dobbiamo digitalizzare completamente la scuola italiana, dobbiamo contrastare la dispersione scolastica, migliorare il rapporto dei numeri tra docenti e discenti. Insomma, abbiamo tanto da fare. È un lavoro che faremo, lo sforzo collettivo, ma lo facciamo con grande entusiasmo. Finalmente abbiamo anche la possibilità finanziaria per investire, e che quest'anno sia un anno speciale, nel senso di riuscire a superare quelle carenze strutturali e a tramutare quella che è un'emergenza in un'opportunità. Molti aspettavano al varco il governo proprio sulla riapertura della scuola. Lei, a 4 giorni dell'apertura, si sente di dire che questo banco di prova è stato superato? Io mi sento di dire quel che è sempre detto. Per me è inconcepibile che la scuola diventi luogo di sterili polemiche politiche. Sulla scuola non dobbiamo scherzare, sono i nostri che non hanno colore, sono figli di la pensa a destra, chi a sinistra, chi in alto, chi in basso. Sulla scuola tutti quanti dobbiamo lavorare in modo proficuo, non facciamo polemiche, non diamo false informazioni, affrontiamo le criticità, cerchiamo di superarle, e si superano con lo sforzo di tutti, tutti devono fare la propria parte. Presidente Pierosi, allora, lei riferirà in Parlamento, ha detto che è disponibile a farlo, sul Recovery Fund. C'è una parte consistente della sua maggioranza che però continua a insistere perché invece si prenda il prima possibile il MES. Di questo non intende parlare, il governo dovrà decidere prima o poi cosa fare. Sul MES mi sono già espresso. Come quando c'è un boppato di famiglia, cosa fa? C'è un quadro finanziario da tenere presente, sulla base delle necessità valuta se andare o meno in banca. In questo momento siamo concentrati sul Recovery Fund. Se il quadro di finanza pubblica rendesse necessario un supplemento, ovviamente, di risorse, lo valuteremo insieme al Parlamento e ci confronteremo. L'apertura della... Oggi sono partite anche le prime proteste nelle varie scuole, c'è stato un sit-in alle 8 in una scuola a Prati, la scuola anche di Sicilia ha partecipato anche lui. Mio figlio è andato a scuola, io l'ho accompagnato stamattina, all'ultimo miglio lo fa da solo, ovviamente, e spero che sia entrato. Spero che sia entrato, ma le criticità, guardate, ci sono, le abbiamo anche esaminate con i dirigenti scolastici, con i docenti qui, non ce le nascondiamo, ma noi non dobbiamo nasconderle. Ma mi chiedo, gli altri anni le abbiamo nascoste? Prendete anche, voi siete giornalisti, prendiamo la stampa, i primi giorni di scuola, in tutti gli anni scorsi, è un che è de doleanza, c'era una serie di criticità sempre segnalate. La verità è che quest'anno questa emergenza ci sfida a fare ancora molto di più, e lo stiamo facendo e lo dovremo fare. Dobbiamo veramente, questo è il momento per investire seriamente nella scuola. La Presidente von der Leyen. Scusi? L'opposizione dice che il recovery plan non viene coinvolta. Come non viene coinvolta? Abbiamo appena elaborato la prima bozza delle linee guida, l'abbiamo mandata in Parlamento, l'opposizione anche in Parlamento. Siamo disponibili adesso a valutare il confronto, ma deve essere il Parlamento che deve dirci le modalità con cui esaminerà queste linee guida. Camera e Senato, e io sono disponibilissimo ad andare quando e come mi diranno. Quando riferirà in Parlamento lei? Non dipende da me, voglio dire,
in casa altrui si viene invitati e ci si confronta sulle modalità, ma io assolutamente auspico anzi che il Parlamento, come sicuramente farà, compia e svolga un'ampia attività istruttoria e ci dia quindi un'interlocuzione col Parlamento, sarà sicuramente utile per migliorare sia le linee guida e poi quando andremo nella fase dei progetti concreti per migliorare anche i progetti. Trattato di Dublino. Di monoposto, sembra che si allunghino i tempi, che ci siano dei ritardi. Lei è soddisfatto del lavoro fatto fin qui dal commissario straordinario? Guardi, sin qui, con quelle consegne adesso di questo fine settimana e dell'inizio della settimana, abbiamo consegnato banchi che in Italia venivano consegnati nell'arco di un intero anno scolastico. Quindi in pochissimi mesi abbiamo già completato quello che è il rinnovo di un intero anno scolastico. Addirittura siamo ricorsi a 11 aziende, perché ovviamente la produzione che abbiamo chiesto è una produzione che normalmente avviene nell'arco di più anni. Stiamo facendo l'impossibile, poi per carità criticateci pure. Però, ma noi facciamo l'impossibile. A proposito della polemica che c'è stata, lo sa, perché ovviamente se ne è parlato ampiamente in riferimento all'appalto dato a questa ditta Nexus che poi è saltato, però dopo che è venuta fuori la. Non mi faccio entrare, guardi. No, lo so, però, in una singola vicenda, anche perché dico la verità. Ho chiesto appunto anche al governo, poi l'avete nominato voi Arcuri. Sì, e Arcuri risponderà come ha sempre risposto in piena trasparenza. Guarda, adesso non mi faccio entrare in una vicenda specifica di cui peraltro non conosco ancora i dettagli, ma vedrete che Arcuri come sempre risponderà, ha sempre risposto, noi facciamo le cose in trasparenza. Ieri la von der Leyen ha parlato del trattato di Dublino da rivedere, il governo rivedrà i decreti sicurezza? Allora, ieri c'è stata questa dichiarazione della Presidenza della Commissione sullo Stato dell'Unione e al Parlamento Europeo. Ci sono delle attenzioni particolari, ha riservato anche all'Italia, innanzitutto questo lo possiamo dire perché siamo orgogliosi. L'Italia l'anno prossimo ospiterà il Global Health Summit, che è l'evento sanitario più importante al mondo, sarà in Italia. E se questo lo coniughiamo rispetto al fatto che l'Italia è la massima beneficiaria delle risorse rispetto a tutti gli strumenti sin qui messi a disposizione dall'Europa per i vari stati, parlo del Recovery Fund, parlo del SURE e degli altri, possiamo dire che c'è un grande investimento di fiducia da parte delle istituzioni europee nell'Italia, il che vuol dire che l'Italia sta facendo la sua parte, perché altrimenti non si spiegherebbe questo investimento di fiducia. Ci stiamo comportando in modo serio, responsabile e tutti i partner europei e le commissioni la stanno apprezzando. Fa molto piacere anche che ci sia stato questo annuncio, lo attendavamo perché stiamo lavorando con la Commissione a stretto contatto, del superamento del patto di Berlino. Di Dublino. E l'Italia ha lavorato molto in questa direzione perché riteniamo che la disciplina attuale svantaggi i paesi di primo approdo per quanto riguarda gli sbarchi, per quanto riguarda i flussi migratori. C'è quindi un approccio che è assolutamente condiviso. Mercoledì ci aspettiamo questa proposta della Commissione, dobbiamo lavorare su vari aspetti, però è una svolta, è la svolta per cui abbiamo sempre lavorato, che abbiamo sempre richiesto. Quindi rivedrete i decreti di sicurezza? E quindi noi siamo già predisposti, come voi sapete, a rivedere i decreti di sicurezza, abbiamo iniziato a lavorarci, sicuramente nel programma di governo lo faremo quanto prima possibile. Beh, sui territori ci andare significherebbe andare oggi, domani, e con gli impegni istituzionali non credo di riuscire a fare dei passaggi. In ogni caso io non voto, io voterò a Roma per quanto riguarda il referendum. Ho già preannunciato peraltro il mio voto è a favore del sì, perché ritengo che la riduzione dei parlamentari non comprometta la funzionalità dei lavori del Parlamento, anzi corredata con altri interventi, quindi con un percorso riformatore che andrà integrato e completato, può essere anche un primo passaggio per contribuire a valorizzare ancora di più e anche in termini di autorevolezza dei lavori parlamentari e del ruolo dei parlamentari. Grazie e buon lavoro. Grazie.